Zanni, come sarà il 2017 per l'Europa? Ma un 2017 che presenta molte incognite, che a mio avviso sarà un anno di grande cambiamento per l'Europa dal punto di vista politico e dal punto di vista del modello socio-economico che oggi l'Europa sta seguendo. Un'Unione Europea in grande crisi e i grandi paesi dell'Unione che vanno tutti a elezioni, elezioni che sembrano diciamo, difficili da pronosticare. Il risultato di queste elezioni sembra molto difficile da pronosticare. Sarà un cammino tortuoso e di alta volatilità politica, passatemi il termine. Uno, ci sarà il rinnovo del mandato della Presidenza del Parlamento europeo con le dimissioni avvenute a dicembre di Schulz che pare si impegnerà nelle elezioni generali tedesche che saranno a settembre. Pare che abbia smentito il fatto di candidarsi come cancelliere per sfidare la Merkel, però sicuramente sarà impegnato. Avremo il primo appuntamento elettorale importante a marzo in Olanda, dove l'estrema destra è data come primo partito. Poi avremo un grande paese dell'Unione, la Francia, che andrà a elezioni a marzo con il Front National e la Le Pen, che sono dati proprio come primo partito. Avremo appunto la Germania a settembre con la Merkel primo partito, ma l'incognita alleanze perché da sola non ce la farà a governare. E poi probabilmente entro la fine 2017 anche il nostro paese, non si sa con quale legge elettorale, andrà al voto. In mezzo tante problematiche per l'Europa, un'unione che non funziona, un'unione che non riesce a risolvere strutturalmente le tre sfide, i tre problemi che oggi i cittadini europei affrontano: il problema dei flussi migratori, il problema del terrorismo e della sicurezza interna e il problema dello sviluppo e del benessere economico. Oggi l'Europa e l'Eurozona in particolare ristagnano e non sono in grado di far evolvere il benessere dei loro cittadini. Io e il Movimento 5 Stelle crediamo che il modello di sviluppo socio-economico su cui si basa l'Europa, il modello dell'euro, il modello delle regole bancarie, il modello del bail-in e dei risparmiatori azzerati da questi provvedimenti, non sia un modello né giusto da un punto di vista sociale né giusto da un punto di vista di progresso socio-economico. Speriamo che il 2017, questo io lo credo fortemente, sarà un anno di grande cambiamento, dove questo sistema arriverà a un punto di rottura e di collasso e dove ci sarà spazio per ripartire da zero su altre basi, però.